Un momento davvero indimenticabile e prezioso per la comunità mogolla, Saveria Mannelli. Un intellettuale, un autore che fa parte della storia personale degli italiani. Si fa riferimento a Mogollo come un autore di grandissime canzoni, ma anche come grande operatore culturale per la creazione del Centro Europeo Toscolano, dove si coltivano giovani talenti. Ed è importante quello che lui sta facendo in un momento in cui non c'è distinzione tra la qualità musicale e quello che non lo è, così come non c'è distinzione in generale. Con l'approccio di internet, con l'avvento di internet, diventa sempre più difficile andare a individuare quello che può portare qualità e quello che invece la toglie. Allora questo richiede un maggiore impegno dal punto di vista educativo, formativo, per selezionare quello che è importante da quello che non lo è. Credo che questo sia il messaggio che è pervenuto da questa splendida lezione di vita che Mogollo ha rassegnato a Saveria Mannelli nella Biblioteca Carigiuri. Una via a Battisti già segnata da tempo, questa esperienza di Saveria che non dimentica ma che riconosce a queste grandi personalità i propri meriti, cosa significa? Che significato ha? Ognuno di noi è il centro dell'universo, ogni comunità è il centro dell'universo. E Saveria Mannelli ha avuto l'ambizione di puntare in alto, è diventato il comune più informatizzato d'Italia, è diventato il luogo di incontro di intellettuali a livello nazionale, operando nel profondo sud, dimostrando che è possibile e che dal sud possono partire idee, progetti che riguardano tutta intera la comunità nazionale. Una battuta conclusiva, questa giornata, che giornata è stata, che giornata è, che giornata rappresenta per tutti voi? E ascoltare le parole di Mogollo significa rivivere momenti, ricordi, sensazioni della nostra vita e, come direbbe lui, tu chiamale se vuoi, emozioni.